Ehi, puoi dirmi che cosa è successo nella questione di Zorua e di Pangoro? Di Pangoro, mamma. Ok, lo faccio. C'era una volta un figlio di puttana che mi deve far abbassare un po' l'audio. Meglio. Allora, era una testa di cazzo, si trasformava negli altri Pokémon. E altre forme di vita che gli stavano intorno. Spesso e volentieri usava la sua abilità per incularsi l'altri e per incularsi da magnà sostanzialmente. O addirittura per inculargli casa. Cioè, proprio diretto lui. Cosa di ciò non c'aveva molti amici, e direi anche grazie al cazzo. Un giorno tutto è cambiato quando Zorua ha incontrato un Pokémon pazzo sgravato chiamato Pangoro. Piatti a pizze che se volevano inculare sta mela d'oro. Dopo molte ore la loro lotta è finita e il vincitore non si è palesato. Che erano pari, tipo Goku e Vegeta. Vanno a guardare intensi, incazzati come iene, sapendo che sarebbero destinati all'amicizia. Si sono accorcati e hanno detto: no, ma noi siamo migliori amici bestie in verità. Cominciato a viaggiare al mondo insieme. E una certa Zoro, se rotto il cazzo, faccio uno scherzone. Trasformerò nella madre morta di Pangoro. Il secolo, se posso dire, da parte di Zoro. Veramente lo spaventerà. Beh, di mentre sto cazzo di Pangoro, che io non so neanche che Pokémon sia, perché è un Pokémon nuovo, si gira a cercare da mangiare, Zoro ha fatto la giocata del secolo. Ora Pangoro è tornato a casa, si è visto la madre morta. Se ha strippato, buttato tutto da magnà per terra. Quel magnà per terra c'era la mela d'oro. Proprio lei, la grande mela d'oro del fiume. Appena Zoro l'ha vista, si è ritrasformato nel suo stato normale. Ha guardato di sotto al cibo e ha detto: arsene, cornuto, arsene! D'oro, coglione. Sembra una cassa clamorosa. Pangoro, Zoro se l'è guardato e ha notato che stava un attimo alterato e rotto di culo, chiaramente. Fatta cazzata. Ha provato a dire scusa. Pangoro, chiaramente, era incazzato come una iena e si è dato nella foresta. Zoro, a quel punto, capita cazzata, ha detto: porca troia, vado a cercarlo. Ma Pangoro, che dalla lore sappiamo non essere l'ultimo dei coglioni, non si è fatto trovare. Zora mi ha realizzato che così ha riuscito a mandare a fanculo l'unico amico che c'aveva, perché è un coglione sostanzialmente. E Zorua si è rimasto da solo di nuovo. Dormi Maria e non romper cazzo. Maria. Ah, già mattina, che culo. Arsamo se va. Porta cosa accade? Non perdere la speranza. Perdere chi sei? Non dimenticarti mai quello che sta per succedere. Capisci? No, non è vero, non ho capito. Bene, vai da loro, ti stanno aspettando. Ok. È tantissimo questo coso. Mamma! Che è successo a mamma? Mamma, svegliate, 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 col cazzo. Vedete al cazzo? Non mi dici niente, perché? Net, tuo padre desidera che tu guardi adesso. Ti parli? Net, tuo padre desidera che tu guardi adesso. Che stai a fa? Non si sa. Net? Che cazzo è successo? Per la quinta volta, Marianette, tuo padre ti aspetta nella sala est. Facendo aspettare più del dovuto. Vai da lui. C'ho qui ancora, non lo dirò di nuovo. Vai a fare in culo. Ma non mi chiamo Marianette, mi chiamo Maria. Questa non ci ha capito un cazzo. Tra l'altro erano Zorua e Pango e Pandoro là. Questo è un posto pieno di troie. Mi scautare. Esatto, dove sono i Pokémon? Dovevano esserci dei Pokémon in questo Pokémon. Marianette, dov'è mia mamma? Tua mamma sta dormendo con il nostro signore adesso, è la Madonna. Chiamarmi Marianette, io mi chiamo Maria. Vedi, questa non ci ha capito un cazzo. Oh, devi portare rispetto, il tuo nome non è più Maria, deficiente. Piano iniziale, ma non c'è bisogno di spiegarmi. Dimostrazione per la chiave della ragazza. Molto bene. Ha detto quello, c'era scritto, eh? Andata via, Marianette. Ora è col Signore. Non gli servirà più soffrire. La malattia che adesso si abbatteranno su questa terra. Il tuo turno. Per cazzo. Cane, portate Marianette all'altare. Lasciami andare, lasciami andare. La stessa cosa alla mia mammina. Ora se n'è andata per colpa tua. Basta, Marianette, vai via con dignità. Oh,
voglio. Lasciatemi andare. Ti odio, vabbè, è diventato Star Wars. Che cazzo è sta cosa? Ora non gliela lasciarmelo fare. Qualcuno mi aiuti. Per favore. Vuole una di ingioiare un game troppa molta challenge. Che so, un coglione. Metti il classic. Che so, stronzo. L'estrazione sta per cominciare. Dobbiamo parlare delle aspettative e dei requisiti per la Lega. 18 palestre. Che mai super 8? Identifico. Piace a Fais. A Pucchiac. Piace a Pucchiac. Got it. Personality test. Questo test della personalità. A chi ve se incula? Risposte. Io non ho detto che ero maschio. Quello è femmina, però. Io ho messo che ero maschio. Se vediamo alla città dell'est. Va bene. I Pokémon dove sono in questo videogame? Cla. Augusto. Buonasera a tutti. Sono Augusto. Grazie a cazzo. Il nostro capitano durante questo viaggio. Oggi è il banchetto di addio. Adesso celebriamo la fine del nostro viaggio e l'inizio di qualcosa di nuovo. Spero che questo viaggio sia per sempre nella vostra memoria. Specialmente uno bello precio. Non ero a lungo. Sono sicuro che ci avete fame, quindi mangiamo. Problema c'è, ritornate ai vostri posti. Col cazzo. Ah, se siamo inculati alla nave. Meno male che se c'è esploso tutto. Vado una bella botta. Adesso sei oh, porca zoccola. Ma il Deoxys si è inculato l'omino. Tocca ad asse. Ma come tocca ad asse? Ma il capitano deve morire con la nave. Se da. Se buttare. Vabbè, ma tale madre cogliona, tale figlio coglione. Ah, questo ha perso ogni speranza. Dice non possiamo più fuggire alla fine. La madonna. Questo vabbè sta di che so cazzi. Oh porca puttana. Vai goditello in culo te lo. Oh mamma. E che tu fai? Goku Super Saiyan. Basta mi sono rotto il cazzo. Non scappa. Vieni qui che te rompo il culo. Forse dovresti essere meno concentrata riguardo a me, più preoccupata del coglione che è arrivato. Chi coglione? Ah, quel coglione di mio figlio. Che fa qua? Non romper cazzo, io devo romper culo. L'ente dice, ah, tu pensavi che l'obiettivo era tuo figlio, in realtà eri tu, ma già che ci siamo si inculamo a te e tuo figlio. Ah, lui due Deoxys c'ha. Futuro per sta nave, ma vi piate tutte under culo. Creerò la speranza per almeno una persona. Io. Siamo stati distanti. Solo che tu sia felice. È stato per molto tempo. Sono stata felice di poter dire con te qualcosa su sta nave di merda. Io li tengo impegnati. Tu cori. Cori non è date in sostanza. Sì, ma ho capito. Me do. Sì, trova amici, opportunità, scopa, queste cose. Dai. Dove sono i Pokémon in questo gioco di Pokémon? Sono arrivate le guardie. Era oh vabbè lo ricchiappamo per ora Damose Oceana Pier capitolo 1 dove sono i Pokémon in questo gioco di Pokémon mi preparo bene l'overlay e tutto quanto il gioco sembra carino dall'introduzione cioè figo bella hit sembrerebbe e oggi pomeriggio dopo pranzo come al solito ci vediamo e continuiamo la questione che sembra interessevole quindi niente dai e ci vediamo oggi pomeriggio nel caso dopo pranzo bella.